Bene, vi assicuro che visto da qui è diverso che non da lì. Anche perché per noi è una sfida venire qui, nel senso che avete sentito da un lato l'abstract, diciamo, dell'incontro. Non l'abbiamo scritto noi. E scherzando, dicevamo, lui ci ha detto giustamente: io non ci capisco niente, gli ho detto che neanche io. Voglio dire, non è un bell'inizio, però è vero, è piuttosto complesso. Io avevo fatto una proposta, è stata giustamente corretta perché si capiva ancora meno da quello che avevo scritto io. Vi dicevo, per noi è una sfida perché appunto ci occupiamo di disturbi del neurosviluppo, essenzialmente di epigenetica dei disturbi del neurosviluppo, quindi in teoria di hard science, no? Di deep science. E invece oggi dobbiamo fare una riflessione un po' più, come si potrebbe dire, nelle humanities, no? Nel tentativo di capire questa situazione critica di un mondo che secondo alcuni rischia di finire e secondo altri addirittura sta passando una crisi epocale che potrebbe essere senza ritorno. Secondo altri non sta succedendo nulla, ovviamente apocalittici e integrati, diceva qualcuno qualche anno fa. Allora, io sono tendenzialmente apocalittico, non vi chiedo di schierarvi, però ve lo dico subito, perché in effetti la relazione che ho preparato, ci hanno detto che abbiamo parecchio tempo, speriamo di tenervi in qualche, perché l'argomento non è, come capite, una cosa da poco. L'anno scorso, in una sala che era la metà di questa, abbiamo parlato di genio e follia, altro argomentino da poco. Perché? Perché eravamo stati invitati a Siracusa a parlare di genio e follia alle feste Alchimedee e ve lo racconto proprio per chi non c'era l'anno scorso. Perché è collegato genio e follia? Siete d'accordo? Cioè, che cos'è il genio? È collegato alla follia? Misteriosamente sì. È la sospensione in qualche modo della ragione? È la liberazione di una parte di noi che normalmente noi reprimiamo? È la possibilità di sintonizzarsi con qualcosa che è più che umano, insomma, mettiamola come vogliamo. Era interessante come argomento perché noi eravamo stati a Siracusa, io mi ero rifiutato inizialmente, avevo detto al collega che mi aveva invitato al congresso di pediatria, io su quel palco non ci salirò mai, perché trovarmi in piazza a Siracusa accanto al Duomo a parlare a 1.000 persone di sera di genio e follia, ho detto scusa. Poi mi è successa una cosa strana e vi giuro, testimoni, perché Daniela era con me. Insomma, eravamo in spiaggia e dal mare esce un personaggio stranissimo. Ve lo farei vedere, cioè io non ho la foto, ma io ho detto io questo lo conosco, ma chi è questo qua? Lo conosco, si mette a parlare, era identico a Van Gogh. Cioè proprio sembrava Van Gogh e io ho detto ecco perché lo conosco, l'ho capito subito. E mi è venuto in mente che c'era un libro che probabilmente molti avete letto, conosciuto di qualche anno fa, di una cinquantina d'anni fa, un bellissimo libro di Carl Jaspers che si chiamava Genio e Follia ed era dedicato a Van Gogh essenzialmente, ma anche a Strindberg, anche ad altri personaggi di quel periodo, di quell'epoca e di quella misteriosa situazione in cui genio e follia sembrano emergere nella storia dell'Occidente moderno in una forma particolare. Perché, forse questo non tutti, l'anno scorso ve lo ricordo così, 1888. Van Gogh comincia ad avere delle crisi etichettate, crisi di schizofrenia, e in un anno e mezzo dipinge i suoi capolavori. I capolavori di Van Gogh sono il suo testamento, in un anno e mezzo. È in corrispondenza con le crisi di schizofrenia. È molto interessante questo. È molto interessante, ovviamente l'abbiamo fatto l'anno scorso, non ve lo ripeto, però ci ha fatto pensare molto, perché tutto sommato, e qualche eco c'è anche qui, questo passaggio attraverso la follia, la morte, la crisi, il dolore, ha molto a che vedere con quello che è uno dei paradigmi un po' dimenticati della cultura tradizionale e anche della cultura della grande letteratura. Cioè che non si può arrivare alla luce se non si passa attraverso le tenebre. Questo era un po' il senso. È scappato via? Io glielo volevo spiegare. No, dico, ecco, il senso di quel. Non è una gag che avevamo preparato. Dicevo, il senso di quell'abstract era questo.
Cioè, si può arrivare alla luce senza passare attraverso le tenebre? Si può rinascere senza passare attraverso la morte? Secondo la cultura alta, tra virgolette, dell'Occidente, un passaggio attraverso la crisi drammatica può essere propedeutico a una rinascita, e noi ce lo dobbiamo augurare, altrimenti appunto in questo momento della storia devo dire che non possiamo essere molto ottimisti. Allora, su questa base, perché l'idea di base era appunto questa, io ho pensato, ma a livello individuale è così, come adesso brevemente ricorderemo insieme, ma a livello collettivo è anche così. Il XX secolo è stato un secolo in cui noi siamo passati, soprattutto i nostri genitori, qualcuno che è qui, attraverso una descensus ad inferos, perché gli anni delle dittature, della prima e della seconda guerra mondiale, della dittatura di Auschwitz e del possibile olocausto nucleare, comunque di Hiroshima, sono stati anni terrificanti in cui la descensus ad inferos l'abbiamo fatta, e non è stata, e questo è un po' il punto centrale della mia riflessione di oggi, come alcune volte si dice, il nazismo è stata la bestia oscura che è venuta fuori, è stata la ragione, in una sua forma pericolosissima, priva di emozioni, di sentimenti, priva di equilibrio, è stato un gruppo di psicopatici deliranti che sono andati al potere. Ma il problema è che ci sono andati in via democratica, che sono stati eletti, che la gran parte della popolazione del più progredito sul piano tecnologico e culturale paese del mondo è stato per 10 anni come ipnotizzata da questa setta di assassini. Quindi è un mistero, abbiamo riflettuto abbastanza su questo, perché probabilmente il fatto che non riusciamo a uscire da una crisi che da decenni ci portiamo dietro, una crisi profonda, una crisi di valori, ma anche una crisi proprio spirituale, probabilmente è perché ancora una volta non abbiamo fatto fino in fondo i conti col nostro passato. Questo vale a livello individuale, vale anche a livello collettivo. Ora, io, non essendo un tecnico, tra virgolette, occupandomi appunto di epigenetica che non c'entra quasi niente, ho detto ci proviamo. Con Daniela abbiamo un po' riflettuto, vi faccio vedere quello che è venuto fuori dalla mia nottata, perché l'introduzione proprio l'ho elaborata questa notte, vedete alcune immagini e io faccio scorrere da questo momento in poi, in modo un po' libero, alcune immagini, però vi chiedo un po' di comprensione, perché uso delle coordinate immense. Di solito si dice, ma cosa fa? Torni ad Adamo ed Eva? Io torno a molto prima di Adamo ed Eva. Cioè io torno veramente a una visione, secondo me, necessaria, dobbiamo rifare tutto a partire, scusate se lo dico quasi scherzando, dal Big Bang, altro che da Adamo ed Eva. Perché veramente in questo momento quello che è la fisica teorica da un lato, la biologia molecolare, la biologia evoluzionistica, tutta la scienza tra virgolette hard, le scienze invece di altro genere, più di tipo umanistico, la sociologia eccetera, e dall'altro lato quella che è la riflessione più spirituale, dovrebbero veramente cercare di trovare un codice comune e di riavvicinarsi, ce n'è bisogno. Allora adesso posso cominciare. Allora, vediamo un po' in questa prima diapositiva che cosa ho messo insieme. Io ho messo una figura che io amo molto, penso molti di voi, che è Kafka. Perché Kafka, a mio parere, per sensibilità e per modalità di espressione, è una delle figure più alte, ovviamente, del XX secolo, ma ha una modalità molto particolare di parlare di sé e dell'anima umana. Direi quasi drammatica, ma nello stesso tempo un po' ironica, ma autoironica e discreta. Io credo che soltanto Kafka e Simone Weil nel XX secolo hanno potuto esprimere in questo modo una serie di risposte. Da un lato vedete sulla destra immagini familiari, come quella di Charlie Chaplin che ironizza sulla figura di Hitler. Vedete alcune frasi che non leggo, si leggono perché poco fa ho visto che si leggono bene, sulla Shekinah. È difficile tradurre la parola Shekinah. La Shekinah è un po' la presenza di Dio sulla terra, qualcosa di simile, sarebbe la dimora di Dio. Che si lamenta con Dio dicendo il Tempio in fiamme, è stato tutto distrutto, ma io cosa ci sto a fare da queste parti? Ora, questa era la cultura in parte di Kafka,
nelle due frasi c'è un po' una risposta, nelle due frasi accanto di Franz Kafka. Cosa dice? Dice a un certo punto, vedete in basso, anche se la salvezza non viene, voglio esserne degno ogni momento. Questa è una risposta, secondo me, meravigliosa. Non si deve agire in un modo o essere in un modo in funzione di una, come si potrebbe dire, gratificazione o di un premio. Questa è Simone Weil. Simone Weil dice qualcosa di molto simile. Dice: il mio amore verso Dio è tale per cui se anche mi condannasse in eterno io l'amerei comunque, riconoscendo la sua grandezza. Ora Kafka in qualche modo dà anche una risposta misteriosa, perché dice: Cristo? Questa è un'intervista. Kafka, chinando il capo, risponde: è un abisso pieno di luce, bisogna chiudere gli occhi per non precipitarvi. Non è meraviglioso tutto questo? Kafka scrive questo in un periodo in cui si sta avvicinando l'oscurità e ne è pienamente consapevole, e in un periodo in cui, e qui la parte in cui vi chiedo di perdonarmi se qualcuno si sente turbato o disturbato, in cui sta trionfando una serie di esperimenti, perché di lì a poco verrà fuori, già da Weimar purtroppo, e poi durante il periodo nazista, quella black science, no? La scienza nera, la scienza usata a servizio del potere, che è uno dei problemi che dobbiamo vedere ancora, perché lì, come vedete, io ho messo due immagini un po' collegate tra di loro. Una è l'immagine della società di eugenetica. La società di eugenetica viene fondata da Galton, che è parente stretto di Darwin, e dai figli di Darwin. E questa non è una bella notizia, che bisogna ricordarselo. Normalmente si dice: beh, è stato il neodarwinismo a confondere le idee rispetto a quello che è l'idea di una teoria dell'evoluzione che era tutt'altro. No, non è esattamente così. La teoria dell'evoluzione fin dall'inizio è stata elaborata in un periodo in cui è stato quasi necessario, quantomeno forse inevitabile, o comunque andata così, in una forma che era pericolosa ed è stata usata nel modo peggiore da alcuni. Però in qualche modo la selezione della specie in forma drammaticamente pericolosa la stiamo anche in qualche modo facendo anche adesso. Vedete, lì c'è una delle tecnologie, c'è scritto: in Cina si è usato il CRISP nei gemelli per poter trasformare in senso positivo i cervelli dei bambini del futuro. Non so cosa ne pensiate, ma io penso, spero che ne pensiate, che è quantomeno pericoloso tutto questo. Io lo trovo molto, molto pericoloso. Allora, adesso faccio scorrere le immagini. Le immagini sono queste, e le grandi categorie su cui spiegavo un attimo al nostro amico il significato simbolico. Tutti d'accordo che nelle culture che ci hanno preceduto, nelle grandi culture tradizionali, l'idea di morte e rinascita era un'idea fondamentale. All'inizio del XX secolo, questo libro famoso di Fraser, The Golden Bough, vi ricordate, il ramo d'oro, descrive molte delle religioni precristiane dicendo: alcuni degli dei di allora, Attis, Adone, Tammuz, Dioniso, sono tutti dei sacrificali che danno la propria vita per il mondo, per la salvezza. E sicuramente il Cristo rappresenta questo, per alcuni è l'estrema incarnazione, ovvero l'incarnazione vera di questo percorso, per altri gli altri sono prefigurazione di lui. Capite che insomma ognuno lo spiega come crede, ma è fondamentale questa cosa, perché alla base c'è l'idea della primavera. Infatti ho messo lì una frase famosa di Shelley: se arriva l'inverno, in qualche modo, non è una brutta notizia, perché la primavera ha bisogno che il seme muoia dentro la terra. Ed è una frase anche del Vangelo, come sapete. Allora, forse il poema più famoso della cristianità è proprio questo, la Descensus ad Inferos, la Catabasis. Un'anima deve passare attraverso la morte, l'oscurità, e scontrarsi col demone, che è una parte di noi. L'abbiamo fatto, lo facciamo ancora, o l'abbiamo dimenticato? E se in qualche modo c'è stato un periodo in cui il demone ha trionfato, noi l'abbiamo elaborata fino in fondo, riconoscendo che c'è una parte di noi oscura che dobbiamo affrontare, se no diventa pericolosa. Tutto questo evidentemente nel 1300 lo sapevano ancora, era cultura riconoscibile. Oggi temo che in qualche modo non tutti se lo ricordano. A livello individuale,
la simbologia usata da alcuni junghiani come Campbell è la ripetizione di questo schema. A livello individuale è così, ma a livello collettivo forse è anche così. A livello individuale l'eroe deve trovare il proprio percorso verso la luce affrontando il drago, il demone che è dentro di ognuno di noi, deve passare attraverso una morte simbolica, deve risvegliare l'anima che è la principessa più o meno nascosta, perfino nelle favole c'è tutto questo. Oggi c'è molto meno, è come se si fosse persa la consapevolezza di un cammino iniziatico che è la vita, sia individuale che collettiva. Deve affrontare tutto questo per ritrovare il tesoro nascosto dentro di noi e liberare la terra in qualche modo, riedificare il regno o scoprire il regno. Allora, la crisis necessaria per ognuno di noi è avvenuta, dicevo prima, idealmente anche, a mio parere storicamente, come vedremo, e va riletta in modo critico, proprio nel cuore del secolo scorso. Nel cuore del secolo scorso ci sono stati gli anni 1915-1945 e anche oltre, ma quello è stato forse l'epicentro in cui siamo passati attraverso qualcosa di drammatico. Questa era l'introduzione, vi faccio vedere alcune immagini che secondo me sono bellissime. Guardate questo quadro famoso di Caspar Friedrich, guardate il modo in cui è stato utilizzato, vedete? Quadro romantico, primo 1821 mi pare che sia, più o meno gli anni in cui forse ancora in vita Hegel, ma quello è il periodo, a destra, oggi. Vi faccio vedere alcune varianti, alcune variazioni sul tema, guardate. Stesso quadro, scenario apocalittico, usato consapevolmente da alcuni artisti, è meravigliosa questa cosa, guardate come viene usato, guardate come viene usato qui. Sono bellissime queste immagini, sono molto evocative, parlano di un rischio immanente, forse più che imminente, comunque incombente in qualche modo, se non si fa quello che dobbiamo fare per evitarlo. Allora, la crisi l'abbiamo compresa fino in fondo per evitare di passare attraverso questo? È molto simile questa immagine, ma è realissima. Questi sono gli incendi della California di qualche mese fa. Guardate quell'immagine, se non ricorda quella che abbiamo visto in precedenza. E guardate quel bambino. È una storia dell'ultimo bambino. Fa venire in mente quel meraviglioso romanzo di Schwarzbart, ve lo ricordate? Qualcuno lo ricorda, che si chiamava L'ultimo dei giusti. La leggenda per cui fin quando ci sono i 36 Lamed Wav sulla terra, i giusti, c'è speranza di mantenerla in vita. Qui parlano dell'ultimo bambino sopravvissuto a qualcosa. Allora tutto questo significa, ha ragione Greta, hanno ragione questi ragazzi che temono che veramente, questo è l'incubo di Bosch, vi ricordate l'Apocalisse nelle immagini di Bosch, questo è l'incubo della desertificazione che incombe. Questo invece, per tornare alla simbologia, anziché la morte per fuoco e la morte per acqua. Questi sono i classici film, ma vedete che l'immagine è sempre la stessa. Non vi fa venire sempre in mente quella figura di Friedrich? È come se tutti, più o meno consapevolmente, abbiano riutilizzata quell'immagine di un testimone di fronte a qualcosa di troppo grande che bisogna evitare, perché se si arriva a questo, se si arriva, come in alcuni film, a questo, ovvero vi ricordate l'ultima scena del Pianeta delle Scimmie? Ricordate quella famosa in cui Charlton Heston si inginocchia perché trova quello che è rimasto della civiltà. Allora, questo preambolo significa, se vogliamo evitare tutto questo, se vogliamo arrivare a qualcosa che è una risposta positiva alla crisi, se vogliamo trovare di nuovo dentro di noi la forza per reagire a una possibile distruzione di questo pianeta, noi dobbiamo riflettere su quello che è successo. Lo dobbiamo fare, a mio parere, però, e questo, per questo vi chiedevo un po' di margine di libertà, partendo veramente dai fondamenti del pensiero occidentale. Voi vedete lì in alto il famoso quadro di Raffaello, la scuola di Atene, vedete? Chi sono quei due? Leonardo da Vinci? No, è Platone. Sembra Leonardo da Vinci, ma è Platone. Strano, eh? Comunque, Platone e Aristotele. Perché è fondamentale? Perché qualcuno ha detto tutto il pensiero occidentale è una rimodulazione, ridiscussione del pensiero di Platone. No, secondo me non è vero.
La gran parte del pensiero occidentale è stata la rimozione del pensiero di Platone. Noi non abbiamo più la capacità di capire che il dualismo nella sua forma assoluta, l'idea che esistano due realtà, una superiore, trascendente, che però continua a interferire positivamente su quella che è il mondo fenomenico in cui viviamo, è stata rimossa. E non è detto che sia stato un bene. Il fatto che nel quadro di Raffaello si vedono Platone che dice lì la realtà e Aristotele che dice no, è qui, ha vinto Aristotele, almeno finora. Ma ha vinto finora, ma non in ambito scientifico, e questo è il punto. Cioè noi siamo convinti che la deep science, no? per antonomasia, la fisica teorica, abbia deciso che la realtà è materia ed energia. Non è vero. La fisica teorica, sia nella relatività, ecco perché lì c'è la faccia conosciuta di Einstein, ma c'è accanto anche Max Planck, sia la fisica quantistica, soprattutto nelle sue elaborazioni più mature, non la teoria di Copenhagen, ma le teorie per esempio di David Bohm e di Penrose, arriva a dire esattamente il contrario, come adesso vedremo, lo sapevate? L'essenza dell'universo non è la materia e non è l'energia, ma è la coscienza. Questa è la fisica quantistica, l'osservatore è fondamentale. La materia e l'energia sono proprietà emergenti della coscienza, non è la coscienza che è una proprietà emergente del cervello e quindi della materia. Capite che però questo non è una cosa da poco, perché noi non insegniamo esattamente questo nelle nostre scuole, nelle nostre università, tranne qualcuno illuminato, e non è una cosa da poco, secondo me. Allora, riflettendo e semplificando, perché è chiaro che non possiamo che semplificare, nella visione oggi dominante si dà per scontato, e questo so che c'è chi ha parlato oggi di evoluzionismo dominante, nella visione attuale noi siamo il prodotto di una serie di modifiche, si chiamano mutazioni stocastiche del DNA, che sono premiate da un ente metafisico che si chiama selezione naturale, questo è il modello dominante, neodarwiniano o anche darwiniano, quindi noi siamo il prodotto essenzialmente del caso, poi di una selezione su un pianeta, come il pianeta Terra, che tutti siamo d'accordo, che nella visione astrologica e astrofisica non è il centro dell'universo, perché oggi siamo tornati a capire che noi non siamo il centro dell'universo, giusto? Noi siamo un pianetino limitrofo di un sistema stellare, tra 100 miliardi di sistemi stellari, dentro una galassia che si chiama Via Lattea, che è una dei 100 miliardi di galassie che compongono l'universo. Ora, come si fa a pensare che per caso su questo pianetino si è formato per mutazioni stocastiche, questa parola stocastica, scusate, comincia a diventare, non se ne può più, giusto, delle mutazioni stocastiche, cioè quindi noi saremmo il prodotto del caso, come noi la civiltà intera, la Divina Commedia, tutto questo, insomma, veramente, è incredibile che ci si creda, almeno dal mio punto di vista. Ma allora qual è la possibilità alternativa? La possibilità alternativa, come vi dicevo, è quella che emerge dalla fisica quantistica, per esempio, o da altre discipline che sono in via di elaborazione, tra cui l'epigenetica all'interno di una biologia quantistica, di cui non parleremo oggi, o i modelli come quelli di Penrose, per cui la coscienza non è il prodotto del cervello, ma è qualcosa cui il cervello riesce ad attingere, ma che fa parte del vuoto quantico. Scusate, ma non è poco. Ma perché non lo insegniamo ai bambini? Perché i bambini tutto questo lo capiscono meglio, lo sentono ancora, noi l'abbiamo dimenticato. Allora, in questo secondo modello, che è un modello antico, perché come vedremo è un ritornare a Platone in un certo senso, noi siamo parte di un cosmo immenso in cui la coscienza è ovunque, in cui la materia e energia sono una parte minima, anche quantitativamente, ma comunque fondamentalmente, non sono il fondamento. Chi lo dice? Ma per esempio Max Planck, questa figura che è diversa da quella di Einstein, no? Sembra una figura un po' quasi depressa, grandissimo scienziato, tormentato, ma insomma cosa scrive qui? I regard matter as derivative from consciousness. Per me la materia deriva dalla coscienza, lo dice Max Planck, e lo dice sulla base di una serie di formule e di concezioni che aprono la strada alla meccanica quantistica prima di Copenhagen e poi a quella di cui stiamo parlando. Schrödinger, altro grande padre di questo mondo. La coscienza non può essere spiegata in termini fisici perché la coscienza è assolutamente fondamentale, pertanto la coscienza non può essere spiegata in termini di nient'altro. È la coscienza che fonda l'universo, lo sapevate? Ora qualcuno dice, ma questo è spiritualismo. No, questa è fisica teorica del XXI secolo.
del XX, ma adesso del XXI, perché come vedremo David Bohm arriva a questo e lo teorizza in una forma che è Platone redivivo. Allora tutto questo non è secondario, perché significa che se l'universo ha 13 miliardi di anni, la coscienza non si è prodotta incidentalmente su un pianetino, grosso modo qui quando si è creato il primate, nel primate il cervello, ma fa parte dell'universo da sempre ed è consustanziale alla materia e all'energia, addirittura la precede. Questo ormai ce lo dicono perfino su Nature, dove si scrive questo articolo di alcuni anni fa, The Mental Universe. L'universo è più qualcosa che ha a che vedere con una mente infinita che non con una macchina. Tutta questa è fisica quantistica, questo è questo grande personaggio, un po' sottovalutato secondo me, non ne parliamo, David Bohm, il quale dice, e sentite la formulazione, sto semplificando ma grosso modo è questa, la realtà è fatta di due realtà, una si chiama ordine implicato, che è l'essenza vera della realtà. Oggi si parla più di vuoto quantico, si parla di sorgente dell'informazione infinita, ma insomma capite di cosa stiamo parlando. Poi c'è l'ordine esplicato, che è il mondo fenomenico di cui facciamo parte. È Platone questo, non è Aristotele. Allora, semplificando, e ovviamente stiamo semplificando, vogliamo pensare che esistono due modelli su cui riflettere? Che è assurdo pensare che si fa scienza solo se si pensa che noi siamo il prodotto del caso, di mutazioni, scusate la parola, lo ripeto, stocastiche del DNA, quindi essenzialmente di qualcosa che poteva avvenire e non avvenire, è venuto sul pianeta Terra, altrove non si sa che cosa ci sia, è una visione veramente povera. L'altra visione, secondo me altrettanto valida, io non dico scegliete la prima, è quella per cui esiste una realtà assoluta, infinita, misteriosa, che noi possiamo conoscere solo in piccola parte, ed è Platone. È Platone che ci dice, noi viviamo nella caverna, noi vediamo il riflesso, la realtà noi non la possiamo conoscere, però la possiamo, da quello che si capisce, teorizzare e addirittura definire in termini matematici, e non è poco. In fondo, da Galilei in poi, è questo che era il tentativo. Allora, se tutto questo è vero, se queste due versioni sono da equiparare su un piano delle probabilità, ovviamente a me sembra più probabile quella di sinistra, un materialista dirà no, è più probabile quella di destra, e poi queste parole, basta, spirito, materia, a questo punto materia, energia, coscienza, informazione sono la stessa cosa, tra virgolette, noi dividiamo perché la nostra incapacità di capire il tutto è, stavo dicendo genetica o epigenetica? Va bene, comunque, capite, invece a destra vedete il modello dominante che a un certo punto in 3 miliardi di anni di evoluzione, sapete che sulla Terra ci sono stati per 3 miliardi solo i procarioti, i batteri, poi a un certo punto un vermino che ha avuto per la prima volta dei gangli in posizione cervicale, da quel vermino deriviamo tutti per mutazioni stocastiche, in particolare guardate i primati, guardate il cervello dello scimpanzé e il cervello di Homo sapiens, sono quasi uguali tranne le dimensioni. La cosa interessante è che nel cervello dello scimpanzé che vedete in basso, voi vedete già l'area di Broca e quella di Wernicke, voi vedete tra virgolette qualcosa che poi serve al linguaggio. Se voi andaste a vedere il DNA, e qui mi fermo, però dico così perché mi viene in mente, dello scimpanzé e di Homo sapiens, sono identici per il 98,7% nella parte codificante alle proteine, che oggi qualcuno si ostina a pensare quella più importante, non ne parliamo. Però capite di cosa stiamo parlando? Questo modello non tiene, è povero. Quello che viene fuori dalla biologia molecolare, quello che viene fuori nel campo della biologia evoluzionistica avanzata, quello che viene fuori dai modelli, diciamo, della fisica quantistica e della biologia che comincia a esistere, che siamo agli inizi, cosiddetta quantistica, è tutt'altro. È qualcosa di molto più plastico, più dinamico, non di disegnato all'inizio, ma che si produce attraverso questo meccanismo misterioso della coscienza universale, che in quanto tale ha una forma assoluta, infinita, e una forma finita di cui siamo parte noi. Mistero, capite? Non lo possiamo capire più di così, però non possiamo ribadire che no, secondo me non esiste niente, perché secondo me, qui non stiamo parlando di secondo me, qui stiamo parlando di un mistero che è più grande di noi e che possiamo in qualche modo inquadrare in modellini che dovrebbero essere in qualche modo conosciuti prima di parlarne. Allora, grosso modo, il pensiero occidentale di sinistra, Platone, io ci ho messo San Paolo, non per caso, ma perché in San Paolo ci sono delle frasi misteriose come quella in cui dice noi oggi vediamo in specchio, poi vedremo faccia a faccia, che è molto più platonico che non, come in San Tommaso, una visione un po' diversa. Comunque, a sinistra si vede questo mistero,
dualista, di un cosmo che è infinito, di cui possiamo solo in parte intuire l'essenza, e adesso sempre di più, però guardate i concetti finali, sono quelli che comunque hanno dominato, sono di fatto quello che noi abbiamo imparato nell'ultimo secolo, negli ultimi due secoli, a partire da quel messia della filosofia occidentale, nel bene e nel male, che è stato Hegel, che in fondo lo spirito lo vede come il compimento di un percorso, tutto sommato si può dire non dualista ma monistico, dopodiché Marx da un lato, la sinistra hegeliana, da un lato anche il positivismo, dal lato il darwinismo, tutto questo rimane all'interno di un cosmo che si dà grosso modo come unico, unitario, in evoluzione. Allora, questo grande quadro, semplificato al massimo, fa capire anche che durante il periodo in cui viene elaborata la teoria dell'evoluzione, tutto questo è ancora molto drammaticamente in piedi, ci sono i creazionisti, i fissisti da un lato, e quando Lamarck, poi Darwin e poi altri cercano di elaborare la propria teoria e devono disfarsi soprattutto da una marea di cortocircuiti, da gente come Cuvier che era convinto che tutto è creato in un modo, basta, non può cambiare, e quindi chiaramente la formulazione ne risentiva. Ma che cosa succede in realtà? E lo dico senza polemica. Beh, al momento in cui Lamarck scrive, 1809, il suo libro, Darwin sta nascendo. E già in Lamarck ci sono la gran parte delle cognizioni. Qual era l'idea semplicemente, ancora una volta semplifico, di Lamarck? Che tutto tende verso la complessità nella vita e che le forme di vita evolvono per alcune leggi fondamentali che sono la legge dell'uso e del disuso, poi screditata e invece verissima. Oggi la stiamo scoprendo perfino a livello dei geni, quelli che non si usano vanno in disuso, addirittura nelle forme viventi è evidente, gli organi, i tessuti, non us- eccetera. Lamarck aveva capito che, e questo scusate se lo dico ma è fondamentale, che una serie di variazioni si ereditano da una generazione all'altra, è stato assolutamente rifiutato, l'epigenetica dimostra che aveva ragione Lamarck. Vogliamo riprenderlo tutto questo. Arriva Darwin, ovviamente, in un momento particolare, nessuno gliene fa colpa, quando Lyell scrive, Lyell era un grande amico di Darwin, Darwin teneva moltissimo al giudizio di Lyell, quando Lyell scrive che Darwin finalmente ha ripreso le teorie di Lamarck, Darwin si arrabbia. Dice, ma come, io un discepolo di Lamarck, io sto fondando l'evoluzionismo moderno, lo dico scherzando, ma questa era l'esigenza ovviamente. Allora che cosa succede? Succede che gli scrive una lettera pazzesca in cui gli dice perfino Henriette, cioè perfino mia moglie si è arrabbiata per questa frase che hai scritto, perché io non conosco neanche quel libro orribile di Lamarck, ma perché è così arrabbiato Darwin? Perché in qualche modo Darwin capisce che la sua teoria è diversa, perché nella sua teoria c'è qualcosa che veramente mette in crisi il sistema dominante. In questo lui si sente un liberatore e in quel momento per certi versi lo era, però dobbiamo capire, siamo nel 1859 e quando lui parla di selezione naturale adotta dei modelli che sono come quello di Malthus o come quello della selezione artificiale delle specie, sono dei modelli che servono a dire tutto sommato, perché questa è l'essenza, che non c'è bisogno di Dio per spiegare le cose. Ora, nel 1859 questa era una liberazione, perché di fatto esisteva un potere ecclesiastico che era dominante e che pretendeva di imporre determinate visioni, quindi in quel momento era comprensibile che Darwin la pensasse così. Però chiaramente, se noi ci chiediamo che cosa veramente è successo in quel periodo, è chiaro che Darwin ha avuto successo proprio perché ha messo alcuni concetti come la selezione naturale che facevano a meno della parte spirituale, che potevano spiegare tutto, ma se noi andiamo a fondo, tutto questo è legato a un concetto che è un concetto che in campo scientifico non dovrebbe essere inserito. Se noi con Karl Popper, credo che siamo tutti d'accordo che forse è stato il pensatore che nella filosofia della scienza recente ha detto alcune cose molto importanti, Popper dice se c'è una teoria che non è basata sulla possibilità di verificare ma soprattutto di falsificare quello che stiamo dicendo, quella non è una teoria scientifica. Se io metto un concetto come la selezione naturale, per spiegare tutto, selezione delle mutazioni stocastiche, non faccio scienza. È come mettere il diavoletto di Maxwell, che a un certo punto Maxwell, non capendo una cosa, dice mettiamoci sto diavoletto, che poi però va oltre Maxwell, dobbiamo fare la stessa cosa. È la mano del mercato che sceglie, insomma nessuno ci crede più alla mano del mercato che sceglie sempre bene, no? Allora dico, questi concetti perché sono diventati dominanti? Perché nel frattempo, rispetto a 50 anni fa, la scienza
aveva acquistato un grande prestigio. C'erano, queste sono figurazioni, se andate alla National Gallery, sono spettacolari questi quadri, ma quello che fa Darwin è un po' di più, e qui secondo me è un po' criticabile, è perché lui, per accreditare ancora di più questo modello, scrive un libro che si chiama non più L'origine della specie, ma La discendenza dell'uomo, in cui dichiara cose come queste. Noi non dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, perché le vaccinazioni, gli asili per i deficienti, lui li chiama proprio gli imbecilli, gli idioti, rischiano di indebolire la specie. Bisogna lasciare che la selezione artificiale, naturale, scusate, faccia il suo gioco, perché il progresso è pericoloso, perché noi non dobbiamo aiutare i deboli. Capite che è pericoloso? E questo non è neodarwinismo, non sono gli epigoni. È scritto lì. In qualche modo era per liberarsi forse da una morale troppo ristretta. Guardate che la società di eugenetica la fondano Galton e i suoi figli, e non è un caso. Quindi qualche problema questo ce lo dovrebbe dare. Allora, che cosa succede subito dopo? Siamo nell'epoca del positivismo, dell'evoluzionismo spinto, eccetera. Alcuni personaggi sentono che qualcosa in questo non va. Mi riferisco, queste erano alcune slide dell'anno scorso. Questo personaggio, non so cosa ne pensate, ma è stato un gigante. È stato un gigante che ancora una volta è impazzito. Ma è impazzito perché ha affrontato tutto questo in una maniera drammatica. Per lui, se uno rilegge, questo è un quadro di Munch, vedete? Munch ha conosciuto Nietzsche, ha conosciuto Strindberg, li ha ritratti in un modo che ricorda la fisionomia dell'urlo, vi ricordate? Che cosa c'era in quel periodo? Siamo sempre negli anni 1888, 87, 89, quegli anni lì, c'è qualcosa nell'aria, tra virgolette, nell'inconscio collettivo, come avrebbe detto qualche anno dopo Jung, che faceva sentire alle anime più sensibili qualcosa di drammatico. Quando Nietzsche dice Dio è morto, ma dice anche tutto sommato lo scientismo è morto, il positivismo è morto, Socrate è stato pericoloso, il pensiero razionale non riconosce la profondità dell'essere umano, lui ci sta dicendo, e lo dice con una modalità che oggi forse un po' addirittura disturba, quasi apodittica, vi ricordate Also sprach Zarathustra, è quasi illeggibile per noi, però in alcuni libri come Ecce Homo, in cui lui riflette a posteriori sulla sua vita, lui arriva a delle modalità vertiginose in cui riconosce in realtà che quello che stiamo uccidendo è l'anima dell'umanità. Lo dice uno che si è dichiarato in un certo senso ateo e liberatore, però da che cosa? Dall'ipocrisia. Il nemico di Nietzsche, come quello di Cristo, era l'ipocrisia dei farisei, vi ricordate? Allora, queste persone, questo è lo studio di Jaspers, questi geni che in vario modo, Van Gogh che impazzisce, Jaspers a un certo punto descrive l'anno e mezzo di Van Gogh e nota le coincidenze delle date, crisi schizofrenica capolavoro. Addirittura c'è stato chi, altro personaggio ai limiti insomma, della follia in un certo senso, anche forse più che ai limiti, che ha descritto il quadro di Van Gogh, ultimo, dicendo guardate i corvi sul campo di grano, quelle sono le macchie di sangue che stanno uscendo dalla ferita che lo ucciderà, perché è stato l'ultimo quadro, lui l'ha dipinto nell'ultimo giorno della sua vita, capite? Allora, questi visionari, questi personaggi ai limiti della ragione, che cosa hanno significato in quel momento? E che cosa ha cercato in qualche modo di rivelare un personaggio grandioso comunque? Dico, lasciando perdere grandioso anche per l'impatto che ha avuto come Freud. Beh, Freud in certo senso, tutta questa crisi, poi la descrive in un libro famoso e in altri libri, lui dice tutto sommato, in esergo a uno dei suoi libri fondamentali, che è il primo poi, quello del 1900, che è La teoria dei sogni, vi ricordate l'interpretazione dei sogni, lui scrive una frase pazzesca, dice praticamente «Flectero sinequeo superos acheronta movebo». Se non riesco a colpire le potenze supere, vado a smuovere l'acheronte. La sua rappresentazione è che la parte più profonda di noi è quella drammatica, quasi pericolosa, è l'inconscio che dobbiamo dominare. Noi dobbiamo portare a galla tutto quello che c'è là sotto, perché lì sotto c'è il caos. Questa sensazione del caos, se lo vediamo nella letteratura da Hoffman in giù, da Jekyll e Hyde, no? L'idea che noi abbiamo il mostro dentro, è diventata dominante ed è pericolosa in qualche modo. È interessante, ma è pericolosa. L'idea è che la ragione ci può salvare, solo la ragione.
Questa è veramente una ristrettezza di vedute, perché in realtà, e anche Dorian Gray è un po' la stessa cosa, lui ha nascosto la parte oscura dentro di sé che poi è scoppiata e lo ha ucciso. In Freud alcuni meccanismi non tengono conto di quello che sta succedendo nella cultura del suo paese, che poi avrà risvolti terrificanti. Vi ricordate il caso Schreber? Come lo descrive lui il caso Schreber? Come di un'omosessualità repressa sulla base di un modellino che non sta in piedi, perché poi gli studi sul caso Schreber hanno dimostrato che il vero problema era il padre di Schreber, che era un neuropsichiatra terrificante che teneva i bambini in questo stato. Cioè era una cultura, quella tedesca della fine del secolo, che poi capite perché vi sto raccontando questa cosa, che era violentissima, c'era una vera e propria black pedagogy che stava dilagando in Germania. Questo era il libro famoso che descrive tutto questo. Gli strumenti e i metodi sono veri e propri metodi di tortura. Questi libri, io me li ricordo dell'infanzia, adesso qualcuno dirà ecco perché sta raccontando tutto questo. Perché mia nonna era tedesca e quando eravamo bambini, questa era Strudel Peter, era una figurazione terrificante che ci metteva in guardia: se voi non mangiate, guardate come andate a finire, se voi siete distratti, se voi vi succhiate il pollice, guardate, questa è una figurazione che nella mia infanzia è stata... Cioè io alcune volte mi svegliavo di soprassalto con questa immagine qua. Questa, all'inizio del fine del XIX secolo, XX secolo, era la pedagogia dominante in Germania. Bisogna terrorizzare i bambini perché devono imparare che c'è una parte oscura che va dominata con la ragione, con l'educazione. Follia. È il modo migliore per far venire quello che è venuto fuori. Allora, nel XX secolo qualcuno comincia a riflettere sulla crisi. Personaggi diversissimi, ma in qualche modo c'è sempre l'ombra di Nietzsche dietro a questi personaggi. Guardate, Sprengler, non si legge più. È illeggibile forse, io l'ho comprato da poco perché me lo voglio rivedere, Il tramonto dell'Occidente. Guardate invece il capolavoro assoluto, secondo me, Der Mann ohne Eigenschaft, l'uomo senza qualità, ognuno di noi. Personaggio libero, proprio perché non si identifica con nulla, Musil. Guardate questi due libri famosi, collegati tra di loro, The Wasteland e Ulysses. Che cosa hanno in comune? Hanno la mitologia che c'è dietro. L'Ulisse è la giornata mitica di un antieroe. Il Wasteland è qualcosa di apocalittico che è legato al ramo d'oro di Fraser. Che cosa stanno vedendo questi personaggi? Perché scrivono tutti i libri sulla crisi? E io di questi libri vi ne ricordo uno, anche questo molto trascurato. Che cosa scrive Husserl nel 1935, dopo che Heidegger, tra virgolette, ha tradito? Ha scritto delle cose, è avvicinato ai nazisti, ha scritto delle cose per lui inaccettabili. Scrive una riflessione sulla scienza che andrebbe letta, non lo si legge più a Husserl, lo si legge ovviamente chi è del mestiere. Ma io sono andato a riprendermelo questo libro, ho letto alcune frasi meravigliose. Husserl scrive: la scienza moderna ha raggiunto i suoi straordinari successi al prezzo di una perdita del suo significato per la vita. La sua razionalità ci ha messo in grado di esercitare un dominio vasto sulla Terra, ma nulla ci dice sul senso di questo dominio e sulle sue conseguenze, eccetera. C'è una visione di una profondità. Cosa sta succedendo in Germania? E questo è l'altro capitolo, quello vi faccio vedere molto di fretta, ma per me è importantissimo. Qualche anno fa, nel 2014, il sindaco di Perugia mi invitò, sapendo che io un po' mi dilettavo di capire i limiti tra la black science, la scienza oscura, la scienza al servizio del potere, la scienza che può distruggere, e la white science, mi invitò a parlare di nazismo. Io cercai un po' di letteratura e mi resi conto che veramente personaggi come questo, completamente sconosciuti, avevano riflettuto sul nazismo dicendo: ma il nazismo in effetti non era una realtà che affondava le radici nell'oscurantismo e basta, era fondato su una teoria molto chiara per cui le civiltà progredite hanno diritto di saccheggiare le altre, hanno diritto perché sono superiori. L'ariano, l'essere superiore, il bianco superiore, ha diritto di saccheggiare i popoli oscuri perché quelli devono essere eliminati, capite? Cioè, ma c'è una teoria molto radicata che ha comunque, se volete, una distorsione, però come vi ho fatto vedere non è solo una distorsione, di alcuni aspetti di un neodarwinismo che in quell'epoca imperava e che era un neodarwinismo di tipo sociale, che però affondava le radici in quei testi che erano stati mal interpretati ma che avevano delle ambiguità.
Che cosa succede? Dice Ivan Illich. Quello che è successo, la Shoah, non è spiegabile sul piano razionale, è spiegabile sul piano di una ragione che è pervertita. Perché è veramente l'emblema, ecco Ivan Illich, di qualcosa che va al di là di noi. Cosa vi dice lo storico sul nazismo? Vi dice le ragioni storiche, dice beh, la Grande Guerra aveva prodotto una crisi delle monarchie e degli imperi, ma le democrazie non erano ancora mature. Vi spiega giustamente la delusione per avere in qualche modo tradito quello che erano le aspettative di Versailles, si creano le dittature, c'è la nostalgia dell'uomo forte, sì, ma negli altri paesi dittature, ma nessuno arriva a quel sistema folle di una scienza al servizio del male che distrugge milioni di persone. Lì è successo qualcosa di diverso, non si spiega solo con Versailles. Certo, in Germania la mortificazione per Versailles, la impersonificazione in Hitler di una sorta di messia che può salvare c'è stato, però non basta ancora una volta. Guardate in Italia, per esempio, cosa succede. Tutti d'accordo sul fatto che il fascismo non è stato proprio il nazismo, ma se voi andate a vedere, a firmare il documento di base della difesa della razza non c'erano soltanto, come tutti ci aspettiamo, Telesio Interlandi, Almirante, Giulio Sevola, ma c'erano Giovanni Papini, Piero Barcellini, Mario Missiroli, Giorgio Bocca, Amintore Fanfani, Cesare Frugoni, Giovannino Guareschi, Romolo Murri, Raffaele Petazzoni. Cioè, chi se l'aspetta? Come hanno fatto? Che cosa è successo? C'era un'ipnosi collettiva, non si rendevano conto. Questo è il vero problema. Il vero problema è che sì, in Germania c'erano Faterian, c'erano Fichte che aveva teorizzato in epoca molto precedente uno Stato che doveva essere in qualche modo legato alla razza, c'era Hegel che aveva assolutizzato lo Stato, d'accordo, c'era Wagner e altri che avevano indotto a pensare che l'anti-ebraismo aveva un significato quasi misterico, d'accordo, ma questo non basta, perché quello che è successo è che quest'uomo, guardatelo, sto fantoccio, cioè un personaggio come questo, che era veramente un fallito nella vita, diventa il messia di un paese di 40 milioni di persone totalmente ipnotizzate da lui. Avete visto le adunate oceaniche? Un personaggio che a un certo punto veniva definito dai suoi stessi come un indemoniato. Non so se sapete che Pio XII faceva degli esorcismi a distanza nei confronti di questa persona. Cioè era veramente qualcosa. Ora, come si spiega questo? Lo si spiega sulla base, come fanno Giorgio Galli o altri, di esoterismo? Beh, in qualche modo è comprensibile, perché è stata una religione il nazismo, ha avuto i suoi riti sacrificali, ha fatto fuori milioni, secondo qualcuno 10 milioni di persone nei campi di sterminio, non solo gli ebrei, ma tutte le popolazioni indegne di vivere, che non bastava sterilizzarle, bisognava eliminarle. Guardate i gypsies, per esempio, guardate i gitani, ha avuto riti allucinanti come gli autodafè dei libri, ha creato veramente le aspettative di una pseudo-religione. Se voi leggete frasi come quelle di Goebbels, è profondamente anticristiano, lui dice basta col nutrire i poveri, i fragili, dobbiamo sbarazzarcene perché sennò l'umanità, capite però, le radici culturali, tra virgolette, travisate, ma fino a un certo punto, dove sono andate a prendersele sti pazzi in questo delirio? Qualcun altro, come Norman Cohn, spiega le radici pseudo-religiose di tutto questo. Questo ve lo ricordate, questo documento famoso, no? Qui viene descritta, ed è pazzesco, già nella Russia zarista c'è chi scrive questo pamphlet contro gli ebrei, dicendo gli ebrei vogliono dominare il mondo con un piano che userà gli strumenti che poi vengono usati dal nazismo, cioè la pubblicità e l'ipnosi collettiva delle masse. Ora, tutto questo nel 1903, da dove gli è venuto in mente a sta gente? Ed è proprio quello che Goebbels utilizza. Goebbels per primo mette su una dittatura in cui lo strumento più potente è controllare ipnoticamente le coscienze. Ora, siamo sicuri che qualcuno non ci sta provando? Leggetevi un libro che si chiama I nuovi poteri, che è un libro meraviglioso, non l'ho citato qui, in cui ci dice che i veri padroni del mondo sono Bezos, Zuckerberg, cioè quelli che hanno in mano non solo centinaia di migliaia di miliardi di dollari, perché di questo parliamo, ma Amazon, Google, Facebook, in cui siamo dentro tutti, e i nostri mi piace diventano il modo in cui ci controllano indirettamente, eccetera, eccetera. E poi c'è il 5G e non ne parliamo. No, non ne parliamo perché è meglio, perché non ne sappiamo abbastanza, anche se qualcuno dice c'è problema.
E vabbè, allora per finire, che cosa è successo allora? Come mai anche gli altri paesi di fronte a tutto questo non si sono mossi? Come mai quando scappavano gli ebrei non venirono accolti neanche dalle altre potenze? Che cosa stava succedendo lì? E qual è la parte più oscura di tutto questo? È la scienza che c'era dietro. Non solo la cultura pseudoscientifica, ma la scienza usata letteralmente. Voi non so se sapete, e io qui non mi soffermo, che già a Weimar venivano citati questi testi, proprio questi, per giustificare la sterilizzazione dei deboli e per eliminare le persone, quasi per torturarle perché tanto non sentivano niente perché erano razza inferiore. Sulla base di un'idea di eugenetica che dilagava in quel periodo, anche negli Stati Uniti, sono state sterilizzate centinaia di migliaia di persone in quel periodo, non era solo la Germania nazista. Se noi andiamo a vedere gli esperimenti che venivano fatti nei campi di sterminio, su bambini spesso, voi li sapete, lo sapete quasi dai film, ma venivano fatti da personaggi come questo, ed erano tutti così, come dice Hannah Arendt, non erano dei mostri, erano personaggi grigi che credevano che ubbidendo al potere facevano la volontà del loro Dio. Cioè era una pseudo-religione, erano privi di cosa? Di ragione? No, erano privi di emozioni. Erano diventati talmente simili agli psicopatici che li avevano ipotizzati che non avevano più sentimenti. Erano come nel silenzio degli innocenti quello psichiatra. Mancavano le emozioni, i sentimenti, il senso di colpa, la responsabilità, il rimorso. Non sapevano neanche cosa fosse. Questo è il problema, cioè Auschwitz non è stato il dominio della bestia che è emersa dal nulla e ha sfogato i propri istinti, è stato il dominio di una ragione pervertita che non ha emozioni, che non ha sentimento, che non sente il pericolo di quella scienza di cui parla Husserl. C'è ancora questo pericolo? Questo io vi chiedo e ci chiediamo. Oggi siamo convinti che quello che la scienza sta mettendo in campo è quello che sta veramente venendo fuori dalla parte grande della scienza con la S maiuscola, che è quella di cui vi dicevo, David Bohm, la biologia molecolare, quella vera, quella che è oggi lo studio dell'epigenetica che dimostra che la gran parte delle patologie che stanno dominando, l'obesità, il diabete secondo giovanile, il cancro, non è legato, scusate se lo dico, ma capite la potenza ancora del modellino darwiniano. Il cancro viene ancora mostrato come un incidente genetico legato a mutazioni stocastiche, capite? Per cui un incidente, c'è niente da fare, soltanto diagnosi e terapia, non è vero. Il cancro sta dilagando, non perché il DNA sbaglia, ma perché c'è qualcosa in quello che mangiamo, in quello che beviamo, nella vita che facciamo, che sta andando a disturbare la programmazione epigenetica nel feto e nel bambino piccolo. Di questo adesso dobbiamo tener conto, e poi Daniela vi farà la parte sul bambino, perché noi ci occupiamo dei bambini del neurosviluppo, sta dilagando non solo, non tanto i tumori infantili, anche se avere un bambino su 600 che fa un cancro in Europa oggi era assolutamente inatteso, ma stanno dilagando l'obesità. Noi non vedevamo un bambino obeso 30 anni fa, io facevo il pediatra al Mayer, non ho visto un bambino obeso. Guardate che l'obesità è un'endocrinopatia sistemica, in cui non funzionano più ipotalamo, ipofisi, sul rene, tessuto adiposo, non funziona più niente. Ma perché? Il DNA che è impazzito? Per grazia di Dio no, è qualcosa che sta disturbando. Non c'entra niente la mutazione stocastica. Quindi, di fatto, quello che è successo allora, guardate il ciclone B, è continuato dopo, perché era prodotto da Liege Farben, scusate se lo dico, questo non è conspiracy, questo è realtà. Liege Farben è diventata Bayer, sembra un film di Buñuel, appena si dice questa cosa. Ma è vero, Liege Farben si è trasformata in Bayer, Hoechst, Boehringer, tutte queste grandi multinazionali nascono da questi sistemi, e non solo in Germania, perché quando finisce la guerra cosa fanno gli americani? Questa è la lettera famosa di Einstein che dice a Roosevelt, guardate che chi prima arriva alla bomba atomica può mettere fine alla guerra, perché sennò sono loro che lo fanno. È una lettera in cui perfino Einstein, Szilard lo rimprovera, grande fisico, gli dice guarda che pericolosa sta roba che hai scritto, perché significa, se noi, perché addirittura Einstein scrive a single bomb of this type carried by, portata da un aereo e può esplodere su un porto, può bloccare perfino, capite? Cioè Einstein cosa fa in quel momento? Chiaramente è consapevole, dice però l'importante è che non ci arrivino quelli, ed è un errore perché poi di fatto la bomba viene usata. Questa è black science, comunque. E Oppenheimer va fuori di testa. Le frasi di Oppenheimer, per anni, dopo aver assistito a quello che è successo, sono quelle di un folle.
di uno che cita i testi sacri dicendo io sono diventato il Dio dell'universo, cioè è impazzito quest'uomo. Ecco, la scienza quando diventa black science diventa forse l'arma più pericolosa che abbiamo per distruggere tutto. Finita la guerra, gli americani accettano gli scienziati tedeschi, forse compreso Mengele, ma non si sa, scienziati giapponesi, quelli che erano nelle unità della morte, se li portano a creare un circuito folle che si chiama, adesso ve lo faccio vedere, Fort Detrick, e comincia la sperimentazione sulla ingegneria non ancora genetica, perché siamo negli anni 40, comunque su batteri e virus. Tutto questo per dire, chi lo descrive in maniera critica? Il presidente degli Stati Uniti d'America. Eisenhower dice, guardate che questi hanno il vero potere, non sono più io che decido, è l'establishment politico, militare, scientifico di questo paese che sta facendo quello che io non vorrei. E lo dice Eisenhower. In Russia nel frattempo sono andati talmente avanti che gli americani dicono, beh, se noi non facciamo la stessa cosa, noi rischiamo di... E a un certo punto, e questa è storia del dopoguerra, perfino in Italia qualche personaggio in questo gioco viene preso. Allora, tutto questo non è il contrario della ragione, è la perversione della ragione. È la ragione che diventa talmente dominante che non è più bilanciata da quello che sono emozioni, sentimenti, responsabilità e, diciamo, capacità critica, ecco, diciamo, non diciamo altro. Allora, quello che sta succedendo è che quando si parla di intelligenza artificiale e si pensa ancora di costruire qualcosa che è pura ragione, senza emozioni, senza sentimenti, che può dominare il mondo, è pericolosissimo. E lo stanno facendo, perché in realtà, non parlo del 5G, no, perché se dico che parlo del 5G qualcuno domani non so cosa possa fare. Quindi, comunque è mio rischio e pericolo. Comunque, capite? Allora, noi partiamo adesso, e qui veramente lascio la parola a Daniela, da questo problema. Questo è stato un congresso in cui mi hanno invitato anche quest'anno, è un incontro di scientist, ci vediamo ogni anno una ventina di scientist e un centinaio di giovani ricercatori. La mia relazione era questa: stanno aumentando i disturbi del neurosviluppo, come dice Lancet fin dal 2006. È vero che c'è questo tipo di aumento, non so se lo sapevate, per i disturbi di spettro autistico, secondo cui CDC di Atlanta, ovviamente tutto questo va visto in maniera critica, si parla di un bambino su 1500 30 anni fa con diagnosi di autismo, di uno su 68 nel 2014, di uno su 49 oggi, questo è Pediatrics. Che cosa sta succedendo? È vero che stanno dilagando disturbi dell'umore, tra cui la depressione. Perché tutto questo? È vero che le nuove tecnologie possono portare dei disastri, sicuramente perché si stanno diffondendo veramente troppo in fretta per poter in qualche modo collegare. Ci sono degli effetti che conosciamo, per esempio dei campi elettromagnetici. Beh, io vi dico soltanto che se voi esponete per 6 minuti ai campi elettromagnetici 900-1800 MHz, che sono quelli dello smartphone, noi inducete non dei danni del DNA, ma il genoma non risponde più come dovrebbe, fa proteine dello stress e comincia a cambiare l'espressione genica, soprattutto nelle cellule embrionarie e nelle cellule del feto e nelle cellule staminali. Questo è il cervello dei bambini esposto allo smartphone, questi sono i bambini che negli Stati Uniti, e speriamo non da noi, si svegliano anche di notte, ormai da una statistica, i bambini americani di notte, bambini, ragazzini sotto l'età dell'adolescenza, ogni ora si collegano e si mandano filmati. I nostri figli? Non lo sappiamo ancora, ma credo che qualcosa di simile stia succedendo. Quello che sta, su dove agisce sta roba? Su quello che è il più profondo centro della cervello antico, che è il centro della ricompensa, che è servito per millenni, per milioni di anni agli animali per sapere quello che era bene o male, che è diventato qualcosa che facilmente viene utilizzato dalle droghe e ovviamente dallo smartphone. Allora, su questo dobbiamo pensare, e qui lascio la parola a Daniela, perché quello che sta succedendo è questo.
Ricomincio. Ho detto fatevi una carezza un attimo, che riprendiamo il respiro. Adesso voglio sapere cosa dico io. Tutto quello che abbiamo discusso lungo la macchina per venire qui, l'ha detto tutto. Senti, adesso. Voi sapete che ho cominciato come chi era esperto di apprendimento e di memoria, no? Poi è diventato anche esperto di come le emozioni disturbano le memorie. Allora io non vorrei mai che voi associaste a Burgio e Lucangeli la memoria che dice scappa da quei due. Quindi facciamo che faccio un reset della memoria, va bene? Vi faccio vedere una cosa meravigliosa. E poi ricominciamo a parlare, però vorrei fare vedere una cosa meravigliosa. You see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight lightning, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare and the bomb bursting air gave proof through the night that our flag was Star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the Che cos'è? Vita. Milioni di anni evolutivi della nostra specie dicono che in una finestra speciale che va tra i 6 e i 12 mesi il nostro sistema, il radar, ha la capacità dell'io-io più potente che in ogni altra fase della vita. Quello in cui si crea le memorie delle strutture dell'intersoggettività comunicativa. Adesso stavo cercando di andare nella mia pennina, vieni? Perché dopo aver ascoltato Burgio non posso fare come se non l'avessi ascoltato, vero? Ecco, quindi ti chiedo di andare nella mia pennina dove ci sono tutti i video che vi faccio vedere invece cosa stiamo facendo. Va bene, faccio un salto, portate un attimo pazienza perché non era programmato che io vi facessi vedere questo, ma invece ve lo faccio vedere perché così vedete di che cosa ci stiamo preoccupando. Vai dentro video, giù, video, e dobbiamo andare a prendere bambini e telefono. Questo bimbo ha la stessa età. Can I see this?
devo commentare? La mamma è convinta che sia molto intelligente il suo piccolo di 6 mesi, perché ancora non cammina, ancora non organizza bene la deambulazione, ma già si sa confrontare bene con l'intelligenza digitale. E quindi le ridà il cellulare, voi vedete che compare il sorriso sociale e compare quel meccanismo della coordinazione manuale che si chiama coordinazione fine, che di solito è molto più tardiva, quindi lui non sta sviluppando la capacità di deambulare, ma sta coordinando bene la capacità di motricità fine. Quindi gli ritoglie il cellulare. Queste crisi non sono crisi che dovremmo definire secondo natura per i tempi evolutivi. Allora, siccome questo filmato mi era stato passato da un mio studente, perché era un filmato che faceva immediatamente fare un riassunto di quella che è una delle più grandi situazioni di inconsapevolezza educativa che abbiamo, cioè non sappiamo cosa sta accadendo a livello di sviluppo del connettoma nelle prime fasi di vita, quando diamo degli strumenti che sono strumenti che nei milioni di anni evolutivi fino a qui non abbiamo mai avuto. Quindi quando una mamma, perché stanca, mette il piccolo davanti al tablet per farlo mangiare, o lo porta fuori con sé e lo mette davanti al tablet per farlo stare buono mentre fa la spesa, o va in un negozio semplicemente a comprare delle calze e lo mette davanti al tablet perché così non disturba, la mamma non pensa che sta accadendo qualcosa a livello connettore che cambia traiettorie evolutive. La mamma quello che vede è una meravigliosa capacità di questo strumento di diventare un sostituto potentissimo e immediato di meccanismi che a livello tecnico si chiamano i sistemi del rinforzo del sé sociale e della dopamina dell'io-io. State bene, sì? E quando io ho fatto vedere questo video e i miei studenti l'hanno messo nella pagina Facebook, mi sono arrivate maree di rimproveri dalla comunità scientifica, perché mi è stato detto: ma quello insomma potrebbe accadere anche se tu togli un giocattolo. Eh no, adesso uscirà uno studio appena stato referato in cui si vede che lo stesso tipo di reazione e di comportamento reattivo che ha dei termini che non voglio adoperare, ma vicino ad una crisi nervosa importante per questa età, si potrebbe avere soltanto se viene tolto il seno materno durante l'allattamento in fase di grande bisogno di mamma. Tutto bene? E quindi, voi sapete che io sono nata a Porto San Giorgio. Io sono nata a Porto San Giorgio qua. E a noi non viene facilissimo, dico a noi perché non viene facilissimo vedere tanta gente, confrontarci con tanta gente. Voi vi dovete immaginare che noi il martedì, Burgio, io e altri 3 o 4 scienziati che si occupano di queste cose che avete sentito, ci troviamo tutti pranzi. E c'è la ragazza che ci porta da mangiare, che si ferma nei nostri dintorni e ogni tanto mi dice: ma come fa, prof, a stare sempre in discorsi che ci spiegano che siamo proprio lì lì e che c'è bisogno d'aiuto? E io gli ho detto: ma perché ad un certo punto ho dovuto scegliere. Perché cosa stavo studiando? Stavo studiando per me stessa e per il mio sistema di potere per cui ero diventata quello che sono diventata, o stavo, e quindi in un certo senso, seguite il passaggio, causalità efficiente, cioè tutto quello che io avevo studiato mi rendeva capace di essere così in grado di capire fenomeni, e questo mi poteva bastare, perché una volta che io li capisco mi appago. Oppure stavo studiando tutto questo per una causalità finale,
Cioè serve perché c'è un fine che stiamo studiando tutto questo. E questo fine ce lo possiamo tenere in 4-5 e scrivere in qualche articolo che leggeranno 10 persone al mondo? O dobbiamo ad un certo punto passare ad un sistema di autenticità in cui da persone di scienza si diventa anche testimoni di un necessario cum? Alzati, cammina. E quindi io ringrazio Emma Capograssi, l'assessore che organizza tutto questo, ringrazio questa città, ringrazio gli organizzatori, ringrazio Massimo Recalcati, ringrazio tutti, perché è ora di questo cum. Ma perché? Perché questa scissione nei processi che noi abbiamo messo tra ciò che è scienza, tra ciò che è etica, tra ciò che è economia, cioè tra ciò che è tecnologia, questa scissione non corrisponde ad un organismo vivente scientificamente è un organismo interconnesso. E noi non siamo organismi viventi singoli, noi siamo organismi interconnessi in un sistema che è un'unica struttura, al punto tale che Malka Magalit dell'Organizzazione Mondiale delle Scienze, di cui prima avete sentito che io faccio parte, è la ricercatrice più importante che si è occupata della resilienza. Sapete la resilienza, no? I bambini allo scoppio delle bombe, in cui vengono sbrandellati i loro arti, perdono i loro genitori, perdono la loro famiglia e vengono deportati, invece di entrare in una condizione psichica di trauma che li danna, entrano in una condizione psichica di resistenza al dolore. E come mai esiste la resilienza? E quindi Malka Magalit, nello spiegare cosa sono le emozioni e cosa sono i sentimenti, sentite la parola etimologicamente bellissima, sentimento, la mente sente, un giorno ci ha fatto riflettere su una metafora che da quel momento in poi io ho sempre utilizzato per capire cosa sta accadendo qui mentre noi vi parliamo e voi state modificando in diretta le reti connettomiche del vostro sé. Perché noi, mentre noi vi parliamo, noi vi stiamo dando informazioni che entrano nelle vostre reti di memoria, gemmano connessioni neuroelettriche che voi nella notte ripulirete, alcune delle quali le ancorerete ai vostri sistemi di conoscenza e quando domani, dopodomani, fra un anno vi ricorderete di questo, sarà diverso da quello che vi abbiamo detto, perché sarà quello che vi abbiamo detto arricchito di voi. Perché noi siamo un unico organismo vivente, esattamente come nella metafora del respiro che ora vi dico. Come va fin qui? Ecco, metafora del respiro, respiriamo. Non ventiliamo, respiriamo. La metafora del respiro è questa. Malka Magalit ci disse quella volta lì: in questo momento io sto espirando e inspirando che cosa? Tutto quello che voi avete espirato. E se io non avessi difese immunitarie sufficientemente forti e qualcuno di voi fosse portatore di microrganismi tali da indebolire il mio sistema, io mi potrei ammalare, giusto? Perché siamo interconnessi. Essere interconnessi biologicamente significa che vogliamo o non vogliamo, noi, amici o nemici, respiriamo la stessa aria. E la mia vita e la vostra vita è necessariamente sinergheia, combina una stessa identica energia. E sempre Malka Magalit, però guardatemi con un viso meno preoccupato perché adesso vi dico una cosa bellissima, sempre Malka Magalit ci disse come accade per il respiro, accade per la connessione della mente. Tre sono le direzioni del flusso della mente. Una direzione è quella che porta dentro,
come quella che adesso voi state adoperando. Una direzione è quella che porta fuori, che è quella che io sto adoperando. E una direzione straordinaria è il da dentro a dentro, cioè come ciascuno di noi, sulla base di ciò che riceve, connette, modifica vita dentro il suo sistema di connessioni neuroelettriche che diventano le sue specifiche memorie. Riassunto, nessuno di noi può essere indifferente, ma è totalmente interdipendente da tutti gli altri. Vi immaginate una classe? Vi immaginate cos'è una classe, i suoi insegnanti? Voi diventate, ci sono insegnanti qui dentro, siete nella condizione di diventare l'elemento che modifica le strutture neurali momento per momento di ogni sé, nel presente e nel futuro. Di fronte agli insegnanti ci dovremmo inchinare e dire infinitamente grazie. Ma se lo potete fare nel bene, come se io adesso, avendo nella metafora dei microrganismi una condizione virale, sarei pericolosa per chi non ha difese immunitarie. Mi seguite, sì, parlando per metafore. Se un insegnante non ha la capacità di controllare i propri sistemi di vulnerabilità cognitive, emozionali e di autoregolazione, siamo interconnessi. Riassunto. Di che vogliamo parlare adesso? Mi date dei gradi di libertà in modo che io possa darvi suggestioni. Queste suggestioni stanno alle cose che vi vorremmo dire con la profondità con cui ve le vorremmo dire, esattamente come la schiuma delle onde sta all'oceano. Quindi semplicemente possiamo accennarvi elementi di riflessione. Anche se mi volete vedere la vostra faccia. Vabbè, adesso parliamo di una cosa semplice, parliamo del cervello, va bene? Parliamo di una cosa semplice. E parliamo di una cosa semplice andando a farvela vedere, e adesso ho di nuovo bisogno del nostro... come faccio ad andare dove devo andare? Aspetta, dobbiamo tornare a quello precedente. A quello che ai filmati che mi avevi scaricato prima qui, che non sono più questi. Eccolo qui. Allora, nel mentre vi mostro questo filmato, vi dico quanto mi sbagliavo io prima. Vedete, questa è una riproduzione che non è bellissima, ma è interessante, di come viene presentata per la più la vita mentale nel nostro sistema nervoso. Ma è sbagliata. Mi sentite? Perché è sbagliata? Perché innanzitutto ha un errore fondamentale. Noi parliamo del sistema nervoso come se fosse un organo. Invece non è un organo, è un sistema. Un sistema che voi insegnate a scuola in sistema nervoso centrale e in sistema nervoso periferico. Quindi significa che noi attraverso il sistema nervoso periferico abbiamo cervello fino alla pianta del piede, cioè esistiamo come strutture senzienti e che riconoscono gli stimoli fino all'estrema periferia del sé. E l'estrema periferia del sé corporeo è dato dal derma, dalla pelle. E la pelle e il derma e il tatto non sono come gli altri tessuti e gli altri organi,
Per esempio, gli occhi per la vista, le orecchie per l'udito, sono sensi focalizzati. Significa che noi non possiamo vedere con il gomito, non possiamo udire con il naso. Cioè è solo l'organo di senso che è corrispondente ai registri sensoriali che vengono poi codificati dal sistema nervoso centrale o centralina nell'informazione del visus o del percepto. Sì? Sì. E invece il tatto non è focalizzato. Il tatto è l'intero confine del sé. E come mai il sistema nervoso centrale, in milioni di anni evolutivi, ha specializzato tutti i sensi, ma uno soltanto, l'ha lasciato nelle continue periferie del sé fino all'estremità, rischiando di perdersi le informazioni da tutte le sue parti? Evidentemente gli serve essere fin lì. E perché gli serve essere fin lì? Abbiamo perso i peli e non abbiamo perso il tatto. Perché 3 anni fa, non più di 3 anni fa, si è cominciato a riconoscere che noi non abbiamo soltanto il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso periferico, ma che abbiamo tantissime diverse tipologie di cellule neuronali che sono intessute nei nostri tessuti. E che delle cellule straordinarie che sono nel nostro derma sono le C-cell, che sono speciali tipi di neuroni che sono direttamente collegati all'area limbica del nostro sistema nervoso centrale e che corrispondono immediatamente all'attivazione delle emozioni. È o non è una meraviglia? È o non è infinito, immanente, laicamente parlando? È un meccanismo di flusso informazionale tale per cui uno stimolo che arriva da qualunque parte del self attraverso questa rete di cellule viventi che gemmano dendriti e che si connettano tra loro per energia biochimica e neuroelettrica attivano informazioni che la centralina elabora. State respirando? Perché uno degli interruttori di questa centralina è il respiro. Facciamo un esperimento di dolore? Vogliamo sperimentare un esperimento di dolore? Facciamo un esperimento di dolore, perché se vi chiedo subito di farvi una carezza, capite che è pericoloso. Invece vi chiedo subito di darvi un pizzicotto, si può fare, giusto? Ora, con una mano, ciascuno a sé, non all'altro, perché fa differente, vi date un pizzicotto al punto di provocarvi percezione di dolore, vai? Ve lo siete provocati? Ora la domanda è tecnicamente molto complessa. Chi sente il dolore? Io sento il dolore! Ci siamo? È avvenuto quello che ho cercato di descrivervi in quel filmato. Cioè, milioni di informazioni sono passate dai recettori sensoriali dell'area colpita attraverso tutte le cellule neuronali che sono intessute nella nostra struttura e il suo periferico passaggio fino alla centralina a dire alla centralina: ridi, è la Lucangeli che sta facendo un esperimento, non darle una sberla. Ci siamo? Il ridi, non darle una sberla, è l'interpretazione da dentro a dentro avvenuta nelle strutture del vostro sistema nervoso centrale. La corrente informazionale, biochimica e neuroelettrica che è passata cellula a cellula è la struttura del meccanismo della connessione di ogni self con tutte le sue periferie. È meraviglioso o non è meraviglioso? Ci vogliamo mettere dentro le memorie adesso? Perché dopo arrivo al digitale, ma dovete capire allora perché. Non ce l'abbiamo con la tecnologia. Husserl e Heidegger ci potrebbero insegnare. Ce l'abbiamo col fatto che l'umano dove sta?
se abbiamo a disposizione questi interruttori incredibili di pandemia, di guarigione, com'è che ce li stiamo perdendo? E siamo in questa costante condizione di tensione, di alert, piccoli e grandi che siamo. Dov'ero? Alle memorie, vedi che siete stati attenti. Alle memorie. Mi sono distratta perché mi è venuta una memoria. E mi è venuta proprio una memoria di una bimba che ha vissuto un grandissimo dolore in questo tempo. Una bimba della scuola che stiamo accompagnando, la scuola sperimentale, dopo se riesco vi dico anche quella. Ma insomma, questa bimba l'altro giorno mi ha chiesto se l'aiutavo a piangere, perché il dolore che lei ha passato è un dolore di quello che nessun bambino dovrebbe passare mai. E quindi, siccome in questa scuola io sono un personaggio un po' particolare, e dopo un episodio per cui una bambina mi ha detto che io ero una Sailor Moon, insomma, una storia un po' lunga che dopo se ho tempo vi racconto, ma se no anche no. Allora è andata così. In questa scuola ad un certo punto, un giorno c'era un momento in cui si stava apprendendo le emozioni attraverso le canzoni e il libero movimento. E quindi io ho pensato, come faccio a farmi accogliere da quei bambini? Devo utilizzare i miei mirror, cioè essere io che imito loro. E quindi mi sono messa a danzare in questa loro danza, con queste carezze leggere per farmi accogliere. Quindi prima mi hanno guardato con diffidenza, poi a un certo punto questa bambina mi è venuta vicina, mi ha brancato una gamba proprio così, mi ha guardato e mi ha detto che te sei una Sailor Moon. E io lì, anni di esperienza, mi hanno consentito di sospendere e di dire, e tu? Ce ne sono altre qui dentro? Ci siamo battute, sì. Quindi questa bimba, con cui io ho un rapporto tutto speciale, mi viene a chiedere aiuto per un'altra bimba che io non conoscevo, alla quale è accaduto questo grandissimo dolore. Grandissimo dolore è la perdita della mamma, per cui la scuola era preparata e aveva fatto tutto il laboratorio delle STEM in cui si vede la trasformazione di ogni essere vivente, che sia dal fagiolo in pianta, che sia il bruco in farfalla, a che sia il seme nella foglia, nel fiorire. Siccome adesso io sento l'emozione di quel momento, voi la sentite dalla mia voce, perché siamo strutture interconnesse, stiamo andando alle memorie. Quindi la bimba che mi considera una Sailor Moon mi chiede se potevo aiutare questa sua amica. E questa sua amica, che chiamerò Maria, mi dice, tu ce l'hai una mamma? E io le ho detto, sì, nel cuore. E lei mi dice, anche la tua è lì? E io dico, sì, è qui da tanto tempo. E come si sta con la mamma nel cuore? Si deve imparare a parlarci diverso. E com'è, mi dice, il parlarci tuo? E io gli dico, silenzioso, non usa gli occhi per fuori, usa gli occhi per dentro. E qui io mi taccio e non vi racconto il resto della comunicazione tra lei e me, perché mancherebbe di rispetto alla piccola. Ma ad un certo punto lei mi dice, mi aiuti a che mi viene fuori e piango? Come la faccio piangere? I più potenti interruttori delle emozioni sono in questi sensori che noi abbiamo da milioni di anni evolutivi dimenticato. Gli occhi, negli occhi, gli abbracci, 30 secondi di abbraccio che determinano l'ossitocina, una risposta che fa sì che nel nostro sistema nervoso centrale si attivi la consolazione. Allora dico, come faccio a farla piangere? Quindi le metto una mano sul cuore,
la mano nella mano, la guardo negli occhi, la guardo negli occhi per 2 minuti, 3 minuti, poi lei mi abbraccia forte e io comincio a piangere. Capito cosa è il cervello? È un flusso interconnesso, risponde. Ma se tu pianti patate non ti viene su un fiore, ti viene su una patata. Se tu impianti giudizio non ti viene sulla gioia. Se tu pianti giù la tua depressione non ti viene sulla sua capacità di modificare il proprio dolore. Mi sto spiegando come posso. Per dire, cum, alziamoci, perché è possibile una pandemia di guarigione. Chiudiamo questo ricordo ed entriamo. Come si formano allora queste nostre memorie? Va bene fino a qui? Burgio, è l'ultima volta che io faccio un incontro dopo di te. Dalla prossima volta tu improvvisi e io seguo il mio filo, sappilo, ve l'ho detto, siete testimoni. Come funzionano le nostre memorie? Sto cercando di farvi prendere respiro. Mistero, mistero interessantissimo. Memorie filogenetiche sono ad esempio le memorie di specie, quindi tutti quanti noi nasciamo con 2 occhi, un naso, una bocca. E come funziona il nostro sistema nervoso centrale e periferico? Memorie ontogenetiche sono le memorie mie, solo di me e Daniela. Ma c'è una contraddizione tra queste due. Le memorie di me e Daniela sono soltanto le memorie legate alla mia mente? Che rapporto c'è tra la mia mente e il mio self? La mia mente e la mia pelle, se prima abbiamo detto fino al confine. È interessantissimo. Perché allora, dopo una serie di dialoghi con questi scienziati della porta a fianco che si occupano della parte più biologica e cellulare, io ero confusa un po' di tempo fa. Perché ero confusa? Perché nessuno di noi ha più lo stesso cuore con cui è nato, lo sapete, sì? Non abbiamo più gli stessi polmoni con cui siamo nati, non abbiamo più la stessa pelle con cui siamo nati, perché le nostre cellule hanno un tempo di vita e poi cambiano. Ma allora, se io sono cambiata già n volte, tutta intera, come faccio a essere ancora Daniela Lucangeli? Come si è mantenuta questa struttura identitaria? Perché se adesso noi facessimo un esercizio di memoria, io vi chiedessi di tornare indietro a quando siete stati a 20, a 15, a 10, a 5, a 1, e vi chiedessi siete la stessa persona, voi mi direste no? Eppure sì, siete sempre Emma Capograssi, Ernesto Burgio, Daniela Lucangeli. Come si mantiene questa integrità del self? Riesco a rendervi che è un mistero. E beh, si mantiene proprio perché le cellule hanno una, prima diceva, coscienza come legge universale che fa funzionare i meccanismi della materia in modo regolare. Cioè, che cosa hanno le cellule? Una sorta di compito filogenetico che comanda loro, che prima di andarsene devono trasmettere alla cellula successiva tutte le memorie delle esperienze fatte. Quindi, per farvi un esempio grossolano, se io ho una cicatrice sul mio polpaccio perché quando ero a Porto San Giorgio giocando sullo scivolo a 3 anni mi sono fatta una ferita profonda, quella cicatrice, per quante volte la mia pelle sia cambiata, è sempre lì. Perché è sempre lì? Perché non ho tessuti elastici? Perché non ho tessuti irrorati? No! Perché c'è un compito filogenetico che comanda che le cellule non perdano nessuna delle informazioni che le hanno istruite. Mi seguite? Nessuna delle esperienze va persa, né dalle cellule fino al self. Per cui il nostro dolore,
i nostri alert, nelle nostre memorie esplicite e implicite, restano perché hanno il compito filogenetico di specie di comandare, di non dimenticarsele nel futuro. State bene? L'ultimo passaggio poi abbiamo fatto. Perché? E questo è veramente un passaggio di Nature 15-20 giorni fa. Cioè, la memoria non è soltanto nel passato, la memoria è anche memoria del futuro. Anzi, la memoria del futuro si chiama memoria prospettica. La memoria prospettica è quella che mi dice dove devo andare a prendere la macchina quando esco da qui. Cioè la memoria che mi consente di prendere le decisioni sul futuro sulla base di quello che è accaduto nel passato. Mi seguite? Bene, tutte le decisioni di qualunque self che riguardino sia la sopravvivenza, sia la vita mentale, sono una connessione tra i meccanismi della memoria del passato e un meccanismo della memoria del futuro. Il futuro viene deciso sulla base di questa presa di decisione che sonda tutto il passato. E allora io ai miei studenti scherzando dico, sono morti miliardi di neuroni per consentirci i dolori che abbiamo registrato, per quale motivo ce li dovremmo dimenticare? Sto scherzando? No! E così come il dolore, l'errore, sono morti milioni di neuroni sugli errori delle tabelline, non si dimenticheranno facilmente. Almeno sono riuscita a farvi ridere. E siamo arrivati. Dovevamo arrivare qui. Tutto bene? Bene. Adesso io vi parlo di quello di cui vi dovevo parlare. E cioè questo. Se dobbiamo... Dove sei? Guarda che io ho fatto quello che mi hai detto tu, però... Vai, fai tu. No, sì, va bene, va bene, va bene così. Parto da questa, non importa. Adesso vi dico quello che vi dovevo dire. Nel 2014 c'è stata la prima rivoluzione in me occupandomi del rapporto tra warm e cognition, quindi emozioni e intelligenza. Perché? Perché partecipo a questa giornata mondiale per l'infanzia e dei colleghi giapponesi raccontano che considerando le traiettorie evolutive di tutte le funzioni innate della nostra specie, le traiettorie evolutive di tutte le funzioni innate significa che maturando la funzione per esempio della deambulazione ha un trend di miglioramento fino ad arrivare al massimo di efficacia. Ci siamo? Se noi perdessimo la deambulazione avremmo una patologia. Ci siamo? Il linguaggio ha un trend fino a un massimo di efficacia, se noi perdessimo questo avremmo una patologia. Va bene così, ci riusciamo a capire? Ok. Quindi un trend invece è molto particolare perché abbiamo un comportamento emozionale fondamentale per la nostra specie che è il ridere. Ridere a livello di studi per neuroimaging risulta essere un'attivazione biemisferica di emisfero destro e di emisfero sinistro che corrisponde ad una speciale emozione che è l'emozione della gioia. La gioia è un'emozione ad altissima intensità e ad altissima codifica per l'io, perché la gioia comprende nell'io la manifestazione della migliore condizione possibile per mantenere quell'esperienza lì. Come ve l'ho spiegata? Bene, ridere fa così, cresce fino ai 6 anni,
Poi comincia ad avere una prima battuta di arresto con un profilo disomogeneo per i successivi 2 anni, per arrivare alla fine dell'arco della scuola elementare, quindi ai 10 anni, ad avere l'inizio di una discesa che porta nell'età adulta ad un floor effect, cioè l'adulto non ride se non per deridere, comicità o riso isterico. Cioè, la meta-analisi sul comportamento della manifestazione della gioia nella popolazione adulta, mi spiego? Dimostra che la popolazione adulta non manifesta più un'integrazione bineurale che corrisponde alla migliore armonizzazione del sistema WORM. La sentite? Potum. Non sto parlando del dolore, sto parlando della non manifestazione della gioia, perché il dolore è un altro linguaggio estremamente potente, ma la non manifestazione della gioia è perdita di un codice che il sistema nervoso centrale, la centralina, il radar, non riconosce e non emette più. Tutto bene? È un incoraggiamento importante questo applauso. Perché sempre quella Malka Magalit lì ci aveva insegnato che un incoraggiamento corregge più di 89 rimproveri, quindi tenetene conto che è un calcolo statistico molto interessante. Quindi quello che fa una carezza non lo fanno 89 divieti, tenetene conto perché è molto bello. Allora, adesso sto per dirvi che cosa, che non funziona di nuovo il PowerPoint e che quindi devi risolvermelo, se no veramente diventa... Vi volevo riassumere gli SOS principali che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato a tutti noi che ci occupiamo di salute mentale. E questo SOS, no, è questa qui, questa precedente, poi ci sono i video, quindi sta qua perché sennò perdo l'ultimo tempo che non devo perdere. Vai giù. È una lotta tra me e la tecnologia che comincia a diventare nel pensiero simbolico quasi quasi pensiero magico. Allora, sta qua, fermo, immobile. Questi sono gli SOS principali, cioè le grandi pandemie che corriamo il rischio di affrontare. Nel futuro prossimo significa già ci siamo completamente dentro, perché questo era di almeno 3 anni fa come indicatore di accelerazione. Cioè l'incremento dei disturbi del neurosviluppo l'avete sentito da Ernesto Burgio, da 1 ogni 10.000 passiamo a 1 ogni 49 bimbi. Ma l'altra sera sono andata a fare una conferenza in una scuola genitori di una parrocchia lì vicino a casa mia, perché a volte faccio meno fatica a cedere che a resistere, e ad un certo punto il sacerdote mi ha detto: senti, smettila di dire tutti questi numeri, vieni con me che ti faccio vedere. Mi porta di là e mi porta in patronato e mi dice: io sono un sacerdote anziano, non avevo mai visto così tanti bambini con disturbi evolutivi tutti nel mio patronato. Ora, se voi fate un attimo mente locale, io se vi dico quante mail ricevo di richieste d'aiuto ogni giorno, io mi sveglio con il batticuore, come l'aiuto tutta la gente che cerca aiuto. Riassunto, se questa pandemia è una pandemia che dobbiamo fermare perché dobbiamo essere in grado di prevenire la stabilizzazione nelle memorie dei fattori di rischio, e qui ci va tutto un ragionamento che non possiamo fare, le altre pandemie sono quelle che mi hanno preoccupato ancora di più, se possibile, perché riguardano tutta la sfera dell'umore. E oltre alla precocizzazione della depressione, tenete conto che prima era nei 14 anni il primo picco che si vedeva, prima intendo 3 anni fa, negli adolescenti, tanto che a livello di ricerca scientifica si sono chiamati secondi 1000 giorni, quindi i primi 1000 giorni di vita dal concepimento ai 2 anni circa, e il periodo dell'adolescenza sono il periodo di massima neuroplasticità, di ricambio dei circuiti, quindi quelli a massima vulnerabilità
vulnerabilità nella stabilizzazione delle memorie e delle psicopatologie. Ci siamo? Ma quella che è più evidente se voi aprite la cronaca è il terzo indicatore, cioè i disturbi dell'umore che non sono soltanto legati al problema depressivo ma anche al problema dei comportamenti che diciamo così sono altamente devianti e quindi si stanno superando le forme di cruescenza dei fenomeni della psicopatologia e di qui non entro perché vedo già le vostre facce e non sarei neanche in grado di portarvi una buona novella. Ma quello di cui ho cominciato ad occuparmi di più riguarda la dipendenza dopaminergica. Cos'è la dipendenza dopaminergica? Proprio per riprendere la diapositiva introdotta da Burgio prima sul topolino. I circuiti della dopamina sono i circuiti più potenti che controllano il sistema del piacere. Questi circuiti del sistema del piacere fanno sì che un esperimento fatto oramai 15 anni fa sul cervello dei topolini, cosa orribile, ma dimostrava che se questi circuiti venivano stimolati direttamente, anche quando il topolino doveva abbassare la leva o negli esperimenti più cruenti battere col muso contro la sbarra della gabbia, accadeva che il topolino, invece di adoperare gli altri circuiti spontanei del sistema dopaminergico, quindi la sessualità, quindi l'alimentazione, quindi giocare dentro la gabbietta, finiva per passare tutta la sua vita a premere la leva o a sbattere col muso contro la gabbia. Mi sono spiegata cosa significa? Il cervello riceve un impulso meccanico alla produzione di tutta una serie di sostanze biochimiche che regolamentano lo star bene. Tenete conto che nell'epoca in cui si cominciava a studiare tutto questo, io partecipai ad un TED in cui con me c'era un certo Blake di Ginevra, responsabile di un laboratorio di neuroscienze che riceveva un sacco di finanziamenti, che ad un certo punto mi ha messo la mano sulla spalla così e mi ha detto: Lucangeli, fra 15 anni, e sono passati, io invece di avere bisogno di spendere così tanta fatica per insegnare all'umano come si aiuta l'umano, ti do un minuscolo microchip, tu lo metti in un ginocchio e sostituisce l'impulso del movimento, lo metti nel cuore e sostituisce l'impulso della muscolatura cardiaca, lo metti dietro l'orecchio destro e migliori le condizioni dell'umore, lo metti sopra il sistema frontale e ottieni immediatamente un'eccellente capacità di apprendimento intelligente da parte di chiunque. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo. Ora ci siamo in quella fase lì. È possibile farlo tecnicamente, ma siamo molto più evoluti perché non serve il microchip. State bene? Quindi ora entriamo dentro il discorso etico. Entriamo dentro il discorso etico e guardiamo il filmato. Questo filmato, prima di lanciarlo, intanto tu lo metti, lo racconto, l'aveva fatto un rapper che aveva preso sul serio il messaggio etico. Sapete i rapper, no? Perché? Perché noi avevamo chiesto aiuto perché fossero i pari che, parlando con i pari, avessero la possibilità di muovere in adolescenza un grande cum, un grande alzati e cammina. Poi c'è stato un momento di grande crisi perché i rischi non li corriamo soltanto noi che ci rendiamo testimoni e quindi questo filmato è stato tolto. Poi, siccome io non taccio a costo di litigare con la tecnologia, sto scherzando, e questo filmato è stato rimesso. Non so chi abbia ridato il permesso di rimetterlo, forse lui stesso, ne sarei contenta. Comunque guardatelo e ascoltate le parole perché su questo filmato vi chiedo aiuto. Vai. Niente, mannaggia, tutta sta suspense, Nelly. No, devi.
fermi perché non lo vedete. La dinastia dei miei cani. Oggi un cellulare possiede un umano, sì. La vita scorre sotto il dito di una sola mano. E più passa il tempo, più ci faccio caso. Vedo gente che corre con il capo chinato. Sempre depressi, sorridenti, solo su Instagram. Sempre connessi tra di noi, ma persi di vista. Posti un'altra foto, posti come ti senti. In posti in cui dovresti parlare con i tuoi parenti. Ma tanto ormai sti giorni sono tutti gli stessi. Sono troppo veloci, ma c'è sempre tempo per un selfie. Mio padre odia WhatsApp, usa il 3030. Ci ripete sempre, a 20 anni sembrate lesi. Appena nato ti crea uno un account. Impari prima ad usare il tablet che a dire ciao. Siamo concorrenti di una vita virtuale in cui la vita vale meno di un mi piace. E chi sei discorde pomeriggi con quel super santo. Quando eravamo bambini con nessun sogno infranto. Adesso i sogni sono fatti di follower. Postano cazzate fino a farsi sfottere. Ma tanto oggi siamo tutti omofobici. Cresciamo bimbi già nati tecnologici. Questa la definisco bastarda dipendenza. Altro che macchinette, droga e sigaretta. Liberarmi, ma qui nessuno mi dà retta. Vorrei attenzione da qualche mente spenta. Incollati a quel cazzo di schermo AMOLED. Imprigionati quasi come fossimo in carcere. E ricordo il mio primo cellulare. Lo usavo a stento per qualche video da registrare. Era solo un optional, non una dipendenza. Quando andavo a scuola io ci andavo senza. Ho paura per i miei figli, giuro, non mento. A pensare che ci sprecheranno tutto il loro tempo. Proverò ad evitarlo, lo prometto, lo giuro. Bisogna guardare indietro per migliorare il futuro. Questa è la generazione di noi falliti. Degenerazione che si ispira a dei falsi miti. Dove quando si suicida una ragazzina tutti fanno a gara a chi posta il video prima. C'è una sola frase in questa canzone che non sia basata su dati scientificamente dimostrati. Non c'è una sola frase. E non c'è una sola frase che non sia basata su dati sociali che sono arrivati a essere oramai espliciti. Quindi non occorre andare, è come dire, dobbiamo accorgerci dai dati scientifici che il clima è cambiato. Avete bisogno di un neuroscienziato per spiegarvi cosa sono le emozioni? Avete un cervello senziente? Ci siamo? Abbiamo un cervello senziente? Non occorre che andiamo troppo oltre, però vi dico alcuni elementi, e sempre tu stai qui. Noi 3 anni fa abbiamo richiesto dei dati alle case di telefonia mobile. Tenete conto che su questo stiamo collaborando con un ente che si chiama Impara Digitale, che sta lavorando tantissimo per incrementare gli aspetti utili del digitale, limitando quelli che sono i fattori di rischio e di vulnerabilità. E queste informazioni che ci sono state date sono molto diverse oggi, che sono passati già un sacco di anni. Cioè, 3 anni fa noi apprivamo il cellulare circa 2600 volte al giorno. Siccome in un giorno ci sono 1440 minuti, questo significa che un po' di ore per dormire ce le dobbiamo prendere. Quanto dipendiamo da questo meccanismo? E perché dipendiamo così tanto da questo meccanismo? Oramai il tempo, vedo che arrivano le persone a far capire che stiamo finendo il tempo. Allora, perché dipendiamo così tanto da questo meccanismo? Perché
prima ho cercato di farvi capire che dobbiamo abbandonare ogni bias e ogni errore di interpretazione che distingue gli aspetti meccanici di come funziona il cervello con gli aspetti profondi dell'io, perché sono un'unica continua sinergia informazionale. E oltre ad avere tutte le caratteristiche che vanno dai campi elettromagnetici ai meccanismi di attrazione che sul sistema dopaminergico questo comporta, qui dentro ci sono tutte le memorie. E le memorie quali? Le memorie segrete, le memorie delle connessioni simboliche. Il pensiero simbolico è una delle fasi evolutive più potenti dell'intelligenza umana. Tra i 18 mesi e i 36 mesi, già Piaget ce l'aveva detto, il pensiero simbolico è quello che fa sì che tutto il nostro pensiero magico, profondo, che è il pensiero misto tra cognizioni ed emozioni, si strutturi. Per cui noi qui dentro abbiamo che è tanto difficile guardare la persona a fianco la sera tornando a casa e farle una carezza, ma allora ci infiliamo qui. Perché è un sostituto facilissimo. Non ci chiede di aprire le connessioni al self, io. Questo implicherebbe che ricevo ma anche do. Invece qui io vivo in una condizione virtuale in cui non c'è tutta questa fatica, ma c'è immediatamente il rinforzo alla dopamina. Sono riuscita a rendervi in riassunto. E quindi ci finiamo dentro tutti, e ci finiamo dentro con dei dati che ci dicono cosa? Ci dicono, vado velocemente ai dati ma non ci riesco, tutta questa parte la salto. Ah, vi volevo far vedere i circuiti del piacere, guardate la carezza e guardate immediatamente le C-cell come vanno al sistema del... Vi volevo fare vedere anche questo, l'abbiamo... Vado qua perché capisco che i tempi sono i tempi. Allora, i principali risultati sono, eccoli qui, che diminuiamo la capacità di stare attenti perché la splittiamo. Mentre voi mi ascoltate anche digitate, questo significa che l'attenzione viene divisa in funzioni parallele. Questo fa sì che il sistema cognitivo apprenda a fare compiti in parallelo e a restare in superficie senza andare in meccanismo di elaborazione profonda. Le informazioni si cercano su Wikipedia, non si legge una poesia ma il suo estratto, non si va a cercare il flusso di soluzione di un problema ma si vede immediatamente il risultato e lo si addestra al meccanismo di esercizio. Sto scherzando? No. Quindi il sistema cognitivo ne ha dei vantaggi ma ne ha anche dei grandissimi svantaggi. Il sistema emozionale sta in costante alert. Perché? Perché se il cellulare vibra e io sto rispondendo a qualcuno davanti a me, sono contemporaneamente attratto a capire cosa accidenti c'è qui che mi sta chiamando. E vi racconto Porto San Giorgio. Ce l'ho 10 minuti? 5. E vi racconto Porto San Giorgio. Vado al mare l'estate scorsa e nel mio mare gli ombrelloni sono vicini. Erano le 7 di mattina in modo da riuscire a fuggire dall'umano il più possibile, ma c'era una mamma che stava allattando. E io in quel momento ho provato, come dire, avrei tanto voluto, quando mio figlio che ora ha 19 anni era in quel momento lì, sapere tutte le cose che so adesso, ad esempio sapere che le cellule del mio latte a livello proprio di strutture di cellule staminali riparano i circuiti cerebrali. E sapere che l'io in quel momento lì nell'allattamento, occhi a occhi, carezze e respiro a respiro, determina un abbassamento dello stato di tensione, una modifica delle condizioni di coliche, un'autoregolazione del sistema emotivo e affettivo dell'attaccamento. Avrei voluto saperlo.
E quindi avevo una gioia nel vedere queste due creature, fino a quando lei ad un certo punto, mentre allattava, ha sentito vibrare il cellulare dentro la borsa. Quindi prende il cellulare dalla borsa, e ora vi racconto una scena piuttosto brutta, perché si capiva che stava rispondendo a qualcosa che le metteva tensione. Quindi la piccola, in braccio, attaccata al seno, comincia ad avere quello che ai miei studenti spiego essere degli spasmi reattivi, perché mancava tutta quella connessione che avrebbe dovuto esserci. Allora la mamma si irrita e quindi preme il seno, perché così pesa che arrivi più latte, e il latte comincia a scendere dappertutto alla piccola, che si agita ancora di più e comincia a diventare rossa, perché l'emozione non solo aumenta il battito cardiaco al punto che la circolazione esterna dimostra che la temperatura si è alzata, e la mamma cosa fa? Le toglie il seno e le dà il biberon, perché pensa che è così, e quindi la piccola ha una crisi, e quindi la mamma ha una crisi, e quindi io intervengo e dico: scusatemi, so che dovrei farmi i fatti miei, ma volevo dirvi che... La situazione finisce che questa mamma è una mia stalker sul mio cellulare, perché è un ingegnere lei, che da quel momento mi fa una testa così, perché lei è una brava mamma, è una mamma che non lo sa. E quindi mi sta continuando a dire: devi venire Lucangeli, dovete venire con Burgio, dovete spiegare alle mamme, si deve far sapere, perché se tu vuoi che non vadano a finire in quel burrone bisogna fare prevenzione, bisogna essere testimoni. Riassunto, adesso vi racconto ansia e poi ho finito, perché se no vi devo dire dell'ansia, vi devo dire degli effetti depressivi, vi devo dire degli stress relazionali, vi devo dire dei disturbi del sonno, vi devo dire che il DSM dichiara la sindrome da internet addiction. Allora, io adesso prima vi leggo Lauretta e poi vi racconto ansia, che quasi tutti sanno, ma Lauretta vale la pena. Lauretta è stata un hikikomoro. Sapete cosa sono? Sono ragazzi che di solito in periodo dell'adolescenza finiscono per vivere connessi perché rifiutano l'umano. Quindi, rifiutando l'umano, vivono a tu per tu con la realtà artificiale mediata dal digitale. Questo è un fenomeno che in Giappone è diventata di milioni di ragazzi, in Italia oltre 200.000 sono diagnosticati e nessuno parla di questo fenomeno. Lauretta è una di questi, è stata una di questi ed è una ragazzina ad altissimo quoziente cognitivo, quindi è una gifted. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando ha detto che i bambini più soggetti a disturbi dell'umore sono i bimbi ad alto potenziale, stava dicendo una cosa che io avrei incontrato di lì a pochissimo. Lei ha 158 di quoziente e finalmente, quando riusciamo ad agganciarla e riusciamo a portarla fuori da quella stanza, lei comincia la connessione con noi scrivendoci. Poi avrà supererà anche questo, diventerà che ci parla e adesso che fa da testimone insieme a noi. Vi leggo il suo passaggio quando lei scrive a me uscita dalla stanza. E lei scrive così: io prof devo essere una plus dotata dei sentimenti, perché a me occupano tutto lo spazio-tempo interiore, gioia, tristezza, rabbia, malinconia. Io sento più acuto e per più tempo, anche il dolore e non solo quello mio. Lei, prof, deve studiare meglio, perché io non mi ritrovo nelle sue slide. Certo, io nelle mie slide di chi è iperdotato dei sentimenti, che sente il dolore anche degli altri rimbombare in sé, non avevo mai scritto. E spesso prof parla di centralina e di memorie che ci tracciano nell'ora e nel per sempre, e poi dice di credere nella forza educativa della carezza che cura. Allora, se vuole aiutarci davvero, faccia spegnere questo schermo del nostro dolore. È un dolore generazionale che fa impallidire l'Amleto che ci inculcate a scuola. Trovi un modo, prof, per curare le memorie. Le invada di futuro che ride, perché questo presente è colmo del pianto di Rachele. Lauretta.
Dire che il dolore si cura con l'umano sembra banale, no? E invece ci abbiamo messo milioni di anni evolutivi perché l'io io si riconosca nello sguardo a sguardo e non nello sguardo a schermo. Perché l'abbraccio attivi il conforto e non il like. Perché la carezza attivi l'alleanza e non il ti suggerisco qui. Riassunto, non ce l'abbiamo con questo. Ce l'abbiamo col fatto che ci siamo fatti sostituire. E allora, siccome prima l'assessore mi chiedeva, vediamo se l'anno prossimo fare ancora momenti di discussione su questi temi e come, io ora le rispondo raccontando Hans, che spesso racconto in queste situazioni, perché vi rimando la possibilità che lui ha dato a me. Hans è un ragazzino Asperger ad altissimo funzionamento, che un giorno arriva da me con la richiesta di aiutarlo a non entrare in panico ogni volta che qualcuno lo guardava negli occhi o ogni volta che qualcuno lo toccava. Siccome lui era bravissimo nella soluzione di problemi matematici e in compiti difficilissimi per tutti gli altri, i genitori mi dicono: Lucangeli, riesci ad aiutare i bimbi che non riescono in questo, ci riuscirai con lui. E io lì per lì l'accetto come una sfida, perché penso che se le emozioni possono aiutare la cognizione, in questa sinfonia che noi abbiamo di funzioni, anche le cognizioni possono aiutare le emozioni. E quindi con Hans facciamo quadernoni e quadernoni di diagrammi complessissimi in cui lui scrive come risolvere e con quali prassi risolvere ogni momento in cui gli viene un po' di ansia sociale. Riesco a spiegarvi? Lui diceva: quando Patrizia mi guarda negli occhi, batto con il piede destro 15 volte per te. E lui si è addestrato a autoregolare le sue emozioni sociali. Riassunto, chiedo ad Hans di venirlo a spiegare ai 100 insegnanti che stavamo formando al Nevegal. E quindi addestriamo Hans a parlare a 100 persone davanti senza entrare in panico e spieghiamo ai 100 insegnanti che non si dovevano emozionare perché se no lui andava in panico. Ma mentre lui parla di sé, una maestra buona come il pane sente salire la sua emozione e siccome si accorge che sta arrivando a manifestarsi, non vede altro che alzarsi in piedi e applaudire Hans. Quindi 100 persone mi si alzano in piedi e applaudono Hans, il quale mi scappa dietro la tenda e comincia i suoi. Quindi vado, lo prendo per il mignolo, lo batto con il piede per terra, faccio tutte le routine, lo accompagno a prendere una cioccolata e lì Hans cambia la mia vita e mi trasforma da scienziato a testimone. Perché mi dice: Lucangeli, l'hai visto il moltiplicatore? Spiegami, Hans. E lui mi dice: 100 insegnanti, alcuni sono giovani, altri no, ma resteranno in media a scuola altri 25 anni, credo. Quindi, siccome ciascuno avrà 25 alunni per ogni anno, noi con questa ora di lezione abbiamo aiutato 62.500 bambini. Buona vita Cum Festival, perché se voi siete in 500, fate 62.500 per 500 e ce l'avremo fatta. Vi siamo grati anche di queste tre ore passate insieme, perché si testimonia anche stando dalla stessa parte. Grazie.
Assessore, vuoi salutare tu? Alla prossima volta.